Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa. Ma hai sentito parlare della Iditarod? Dunque, che cosa è la Iditarod? È una corsa. E qui ce ne sono tante. In realtà si corre su slitte, trainate da cani, che sono bellissimi, sono gli Huskies, sono magici, sono speciali. Dove la si corre? In Alaska. Quanto la si corre? Tanto. Ma quanto tanto? Fate 1500 km. È una corsa unica, è un lato della storia americana, è la conquista del territorio, è l'andare verso zone sconosciute. Susan Butcher, nata nel 1955, di Iditarod ne ha vinte 4. 150 cani hanno corso per lei e li conosceva tutti, uno per uno, nome per nome. La corsa, da Anchorage a Mann, è una delle più emozionanti pagine dello sport americano contemporaneo. Susan è nata a Cambridge, Massachusetts, dove c'è l'MIT, uno dei più famosi istituti del mondo, da dove ne escono in molti della classe dirigente americana. All'età di 8 anni, la maestra gli diede un tema da comporre, a piacere. Titolo: I hate the city, odio la città. Sostanzialmente se ne voleva andare perché aveva una missione. Quando a 16 anni la mamma le ha detto no, non posso comprarti un secondo cane, Susan scappò di casa e se ne andò a 16 anni in Alaska. Viveva in una città che si chiama Eureka. È una vecchia città dei cercatori d'oro abbandonata. Abitanti 12, quelli su due zampe, che significa che i quadrupedi erano più o meno 5 volte tanto. Che la terra, o meglio la neve, ti sia lieve, Susan. T'ha portato via una leucemia, ma per gli amanti di Iditarod resterai per sempre.